Il futuro della Juventus è ancora molto incerto e si cerca di capire chi sarà il nuovo allenatore l'anno prossimo. Sarà ancora Max Allegri o ci sarà una nuova figura in questa nuova Juventus, in questo nuovo ciclo Juve? Attenzione perché ultimamente ha parlato un allenatore molto importante, ha rilasciato un'intervista molto interessante sulla Juventus e su come si allena la Juventus. E quindi scopriamo insieme tutto, ci sono vari nomi da approfondire, oggi li scopriamo con i nostri amici di Sbomba Football TV. Ciao ragazzi. Ciao Peppe, ciao a tutti. E allora, c'è un allenatore che, devo dire, ha già allenato la Juventus, però in questo momento si ritrova in un contesto un po' più alto, diciamo, della Juventus, perché ha parlato un gran bene della Juventus un ex allenatore, ma anche un ex giocatore della Juventus. Ovviamente stiamo parlando di Deschamps. Ha parlato molto bene del contesto Juve, detto il contesto Juve è quello ideale per poter allenare, perché comunque per me è stata casa mia, ma in generale è una società seria, una realtà molto importante che non passa, tra virgolette, mai di moda. E questo è sembrato a molti un modo per strizzare un po' l'occhio a quello che è la futura, magari nuova dirigenza, cioè se dovesse andare via Max Allegri, sappiate che io dopo il mondiale, diciamo 99 su 100, al di là di come andrà, lascerà il posto a Zidane. Secondo me è un modo per strizzare l'occhio, anche se poi ci arriviamo, ci sono altri nomi che si stanno facendo in queste ore. Poi eventualmente un ritorno di Deschamps sulla panchina, premessa che non sembra un nome che non entusiasma nessuno. Facciamo questa piccola premessa, cioè è un nome che non suscita minimamente clamore. Però voglio sapere cosa ne pensate voi. Beh, vado io? Sì. Allora, Deschamps, partiamo dal fatto che è un gestore. Non mi sembra un allenatore tatticamente preparatissimo che dia un'identità. Quindi, secondo me, questa è una cosa che non entusiasma. Nonostante poi il nome sia importante per quello che ha vinto da giocatore, ma anche da allenatore, perché, ok, la vittoria del Mondiale alla Francia ha anche raggiunto nella sua primissima esperienza una finale di Champions con il Monaco, che comunque facile mi sembra non è, ha vinto con il Marsiglia, ha vinto anche la Serie B con la Juventus, anche se poi il palmarès non lo premia, perché se va via a due giornate da danno alla fine, se ricordate, quindi di fatto non ce l'ha. Nella propria vetrina, ma è una questione solo di numeri. E il punto è che lui questa intervista l'ho fatta di fatto perché deve cercare una nuova squadra. E quindi quale opzione migliore di un ambiente che conosce, un ambiente che forse gli vuole anche bene, questo non lo so, non percepisco chissà quale amore, però stima sicuramente, e anche dove c'è da rifondare, cioè dove però sta andando male, arrivo io e magari cambio anche le sorti e quindi vengo ricordato come salvatore della patria. Questo non me lo toglie nessuno dalla mente, che molti vogliono andare alla Juventus in questo momento non solo per comunque i soldi che va a prendere, per l'importanza della squadra e della storia di questo club, ma anche perché è secondo me abbastanza comodo arrivarci in questo momento dove qualcosa si sta muovendo ma non sono ancora arrivati i risultati. Ma allora, se parliamo effettivamente di un addio di Allegri, comunque io valuterei a fine stagione, anche se stanno cambiando tante cose a vertice, io valuterei comunque a fine anno il suo operato, perché è un allenatore che conosce ambiente Juve e tante altre cose, sempre se lui vuole rimanere, attenzione. Quindi io non cambierei anche lì, perché poi ci sarà qualche giocatore che se ne va, cambia dirigenza, cambia allenatore, troppe cose in un colpo solo non fanno bene. O vai sull'usato sicuro, il grandissimo Antonio, okay. Il rifondatore per eccellenza. Però per quanto riguarda Deschamps, nome che non entusiasma nessuno, perché comunque sì, qualcosa ha vinto, come ha detto Matt, comunque qualcosa di carino l'ha fatto, però viene associato sempre a sì, ha vinto un mondiale con un'azione più forte che ci sia, un mondiale che nessuno ricorda più di tanto, cioè quello del 2018 ti ricordi solo che la Francia ha vinto, fine. Spesso alcuni neanche si ricorda che era contro la Croazia, per esempio. Sì. Sta facendo il Pista, è sempre una squadra fortissima che ha paccato tantissimo nell'europeo. Quindi non entusiasma nessuno questo allenatore. Tra l'altro, Simo, noi qualche giorno fa con Marco abbiamo fatto una
un approfondimento anche su un altro nome che poteva anche un po' suscitare la curiosità di molti. Noi ne abbiamo parlato, quindi volevo sapere che ne pensavi tu. Si vocifera di una ipotesi Luis Enrique. Volevo sapere che ne pensavi tu di questa. Allora, a me piace tantissimo l'allenatore, fa una grande simpatia, però per quello che intende lui il calcio, per quello che vuole provare a fare, l'ambiente peggiore che si può scegliere, perché la Juventus arrivi, devi vincere, punto, non hai il tempo di sperimentare, provare, aspettare i giocatori, farli crescere, no. Proprio questo lo boccio, ma non per cose, ma perché l'ambiente io non te lo permette, soprattutto dopo anni che non riesci a vincere. Questo è anche vero. Tra l'altro, Matt ha dato ha sottolineato una cosa molto interessante, cioè il fatto che molti dicono: però in questo momento la Juventus tutti hanno paura di andare per tutto quello che sta succedendo. Però effettivamente per un allenatore è più facile andare alla Juventus ora piuttosto che nel post Allegri dopo l'eliminazione con l'Ajax, se ci pensiamo. Perché è più facile andare in un posto dove non si è vinto, ma magari puoi aiutare a ricostruire piuttosto che proseguire quel cammino vincente dei 9, 8, quelli che erano scudetti, e quindi è forse anche più facile in questo momento arrivare, no? Sì, soprattutto se poi hai effettivamente delle certezze dell'andamento della situazione, perché se ci sono tanti punti interrogativi, non penso che uno si butti così a capofitto e andarsi a rovinare un pochino, tra virgolette. Però comunque, se la cosa dovesse andare nel migliore dei mondi per la Juventus, tu parti da una base, come dici tu, in cui non si vince da tanto, quindi puoi solo migliorare. È difficile fare peggio. Comunque, con una buona base, una buona squadra, ti permette di vincere. È una squadra che può vincere. Quindi sì, sotto questo punto di vista è un po' più semplice andare a provare. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ultimo aspetto da analizzare, ne abbiamo parlato tante volte, c'è sempre quel nome che aleggia appunto chiaramente da sempre, cioè l'ipotetico ritorno di Antonio Conte. Come lo vede questo ritorno? Partiamo da Marco. Allora, come lo vedo io lo vedo sempre bene, perché per la stima che ho dell'allenatore Conte, è soprattutto in un momento in cui bisogna rifondare e lui è sicuramente il numero uno, come ha detto Simone. C'è da dire che Conte è andato via a gambe levate dall'Inter, è andato via a gambe levate da un po' tutte le Sì. squadre, appena ha capito che non si poteva investire sul mercato. Cioè lui va in un progetto dove comunque va, dove gli danno carta, diciamo, bianca, però poi a un certo punto c'è il dubbio economico della Juventus, la situazione economica della Juventus. Quindi secondo me Conte, se dovesse essere davvero contattato da, non più Agnelli, ma no, non so da chi, da Elkan, quello che è, secondo me prima farà tantissime domande, tante, tante, insistenti, come lui di fatto, come rientra nel suo personaggio. Se avrà quelle risposte, allora secondo me non ci penserà un attimo e ritornerà anche per ricucire un rapporto con i tifosi che comunque sono stati delusi dalla sua scelta di andare all'Inter, non ci sono dubbi. E quindi è anche un'occasione per questo. E quando avrà queste certezze, forse dirà di sì. E secondo me è l'opzione migliore, ancora più di Luis Enrique, come dicevo nello scorso contenuto, per quello che ha detto Simone, non per la bravura di Luis Enrique, che è in dubbia, ma per la compatibilità del DNA con il club. Io penso che sia comunque sempre la scelta giusta da fare Conte, perché comunque riesci a valorizzarti quello che hai, con ovviamente degli aspetti negativi come quelli elencati da Matt, che appena la situazione non gli piace non ci prova neanche a risolverla e scappa. Però in un contesto in cui devi risolvere il bisogno di un usato sicuro che ti porti alla vittoria quasi immediato, comunque subito ai vertici di nuovo, è la scelta migliore che si possa fare. È dispendioso perché vorrà anche tanto di ingaggio, tante cose, però sei sicuro che in 1 o massimo 2 anni torni a vincere. Sì, questo è vero. Tra l'altro stavo pensando che si potrebbe proprio approfittare di questo, cioè la Juventus potrebbe dire: noi lo prendiamo, sappiamo che tanto tra 1 o 2 anni lui se ne va, ok? Però noi intanto ricominciamo a vincere, lo sfruttiamo, poi appena lui sa che se ne deve andare, gli facciamo tanto un biennale, appena sappiamo che lui se ne va, lo salutiamo, arrivederci e prendiamo uno che chiaramente continuare è come quello che è successo tanti anni fa, è quello che è successo anche all'Inter, cioè un conto è ripartire da zero,
l'Inter ci è stata 10 anni a ricominciare a vincere, la Juventus idem. Un conto è proseguire, cioè secondo me Inzaghi non avrebbe fatto quello che sta facendo magari prendendo la squadra di Spalletti, così come Allegri non avrebbe fatto quello che ha fatto Conte. Quindi secondo me potrebbe anche essere un aspetto a favore, perché intanto sappiamo che più di 2 anni tu non duri, noi intanto ti prendiamo, ricostruiamo tutto e poi se vai, arrivederci, siamo già pronti. Sì, lui proprio ti mette le basi anche per, come hai detto tu, un successore. Esatto. Se è il successore intelligente, perché Allegri cosa ha fatto ai tempi? Ha fatto la cosa più giusta che poteva fare, entra in punta di piedi, continua a giocare come ha fatto sempre Conte, sì, sì, sì. E piano piano ha iniziato a modellarla a modo suo, ma senza stravolgere niente, perché una cosa perfetta che vince da ormai da 3 anni, perché andarla a smontare immediatamente? Assolutamente sì, certo. Anche perché 10 anni, no, in realtà del 2014 credo, o 15, che è andato via, insomma, quando è successo non se l'aspettava nessuno. Oggi, quando tu prendi Conte, lo sai che ormai è dietro l'angolo la lite, lo scatto d'ira, il nervosismo, e quindi sei anche preparato psicologicamente, quindi secondo me sarà anche un po' più facile gestirlo. Va bene, io vi ringrazio ragazzi per questo approfondimento sull'allenatore, invito tra l'altro chi ci sta seguendo qui su FCM Sport a dirci la vostra qui sotto nei commenti, cioè chi deve secondo voi, al di là di come andrà questa stagione, proseguire il cammino Juve, quindi si apre un nuovo ciclo. Chi deve essere il nuovo allenatore? Si conferma Allegri oppure si va verso un nome particolare come Deschamps, come Luis Enrique? Si ritorna al passato come Antonio Conte? Diteci la vostra qui sotto nei commenti. Chiaramente, come sempre, vi invitiamo a supportarci iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e attivando la campanella di notifiche per essere aggiornati sull'arrivo di nuovi contenuti. Io vi ringrazio ragazzi per questo approfondimento. Ciao ragazzi. Grazie a te, a tutti. Ovviamente invito tutti a seguire anche Sbomba Football TV su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Ciao ciao. Tante. Ciao. Ciao.